Buonasera a tutti, benvenuti al consueto punto serale di aggiornamento Covid. Iniziamo come sempre dando la parola al Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Allora, buonasera a tutti. Abbiamo molte cose da dirvi stasera. Come ogni venerdì cerchiamo di fare il punto sulla settimana e quindi ho chiesto ovviamente di intervenire dopo di me, come di consueto, al Sindaco di Genova che ci raggiungerà tra poco. Poi ai responsabili medici che ci affiancano, quindi il professor Ansaldi che parlerà della qualità dei dati di Regione Liguria, visto che sono diventati l'argomento di discussione di queste ultime ore sull'affidabilità e la qualità dei dati. Poi il professor Bassetti, il dottor Grattarola per la situazione per quanto riguarda i nostri ospedali. Poi il sindaco di Genova, l'assessore Cavo e Gambino, che per Comune di Genova e per Regione Liguria stanno approntando una serie di misure di sostegno a quelle categorie più fragili di cui abbiamo parlato molte volte in questi giorni, che rappresentano il vero momento di difficoltà legato al Covid. Tanto stiamo ai numeri della giornata, sono 5.772 tamponi, parlo come sempre ancora di tamponi molecolari a cui si affiancano poi i tamponi rapidi di screening nei molti centri che abbiamo aperto in queste ore. Peraltro ricordo che questa mattina ha aperto il nuovo drive-thru alla Fiera del Mare, al padiglione blu Jean Nouvel, e poi anche il walk-thru dove si raggiunge a piedi nella Casa della Salute nuova di Recco, due nuovi punti di screening. Sono 1.127 i nuovi positivi in Regione Liguria, 112 in ASL 1, 163 in ASL 2, 671 lievemente meno di altre giornate sull'ASL 3 genovese. Nell'ASL 4 i tamponi sono evidentemente catalogati sotto San Martino, quindi sono zero oggi, sono 181 invece in ASL 5. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, che è evidentemente quella che monitoriamo con maggiore attenzione ed è anche quella che desta maggiori preoccupazioni ovviamente per il flusso di persone che accede ai nostri pronti soccorso, 1.393 oggi ricoverati, 81 in più di ieri al netto delle dimissioni, 78 le terapie intensive, una crescita diffusa in tutta la regione sostanzialmente, meno nelle ali del Ponente dove nell'Imperiese sono solo 6, in ASL 1 i nuovi pazienti, in ASL 2 sono solamente 8 e poi invece il dato genovese dove tra San Martino, Galliera che oggi ha ricevuto molti nuovi pazienti, una trentina, e Villa Scassi, cioè l'ASL 3 globale per intenderci, Villa Scassa, Gallino, Micone, sono 5 in più nel totale e l'ASL 4 del Tiguglio sono 15, salgono a 124, mentre le ASL 5 dello Spezzino continua a crescere con 134 pazienti totali e 9 terapie intensive, 17 in più dei giorni scorsi. Oggi registriamo purtroppo 16 decessi, anche questi, come vi ho detto già molte volte, spalmati su più giorni, perché ovviamente la catalogazione del decesso Covid richiede talvolta alcune ore di procedure che facciamo per classificare in tal modo i pazienti. Riguardano le giornate del 3, del 4 e del 5 di novembre, cioè sono solamente 3 quelli, anzi sono 4 i decessi purtroppo dell'ultima giornata. Un dato che ripeto ogni sera, spero che possa in qualche modo aiutare a comportamenti responsabili tutti: tra tutti i deceduti del giorno una sola persona, cioè sui 16 deceduti una sola persona ha meno di 75 anni, tutte le altre persone vanno tra i 76 anni e i 92 anni. Questo lo dico perché continua la mia raccomandazione, poi la parte seconda di questa conferenza stampa sarà dedicata esattamente a quello. Le persone che devono stare più attente, riguardarsi con grande attenzione, evitare contatti sociali
in ogni modo recarsi nei posti necessari, come fare la spesa o fare moto perché fa bene nei posti meno affollati, negli orari meno affollati, sono le persone evidentemente che hanno un'età compresa tra i 75 anni e oltre, e ovviamente le persone che hanno patologie sanno di averle, che potrebbero essere sensibili alla malattia e pertanto poi trasformarne il decorso in qualcosa di drammatico. Questa è una raccomandazione che continuiamo a fare assolutamente, perché oltre a riguardare la maggior parte dei nostri ricoveri e purtroppo la maggior parte dei nostri decessi negli ospedali, stiamo ovviamente mettendo in campo una serie di misure che speriamo possano aiutare queste persone a fare una vita più sicura, come i buoni taxi e come molto altro che illustreremo nella seconda parte di questa conferenza stampa. Dei drive-thru aperto oggi vi ho già detto, avete visto anche forse sui social che si stanno montando 24 posti aggiuntivi al pronto soccorso del San Martino, che consentiranno, insieme ai lavori fatti all'interno, di dare un po' più di agibilità ovviamente a San Martino e un po' più di comfort alle persone che vi si recano, con la raccomandazione ulteriore di andare al pronto soccorso solo se strettamente indispensabile, altrimenti ovviamente rivolgersi alla rete dei medici di famiglia, che come spiegherà poi anche il professor Bassetti hanno tutte le istruzioni e sono in collegamento con la nostra clinica universitaria di malattie infettive per un protocollo di cure domiciliari che, in assenza di sintomi severi della malattia, è più che sufficiente per affrontarla al proprio domicilio. Domani apriranno anche 75 posti letto più altri 25 in due strutture di bassa intensità di cura, e questo ci consente, io spero, di continuare a garantire una rotazione costante dei posti letto nei nostri ospedali, con dimissioni protette anche di quei soggetti fragili che hanno difficoltà a essere reinseriti al loro domicilio. Voglio anche segnalare che oggi ovviamente abbiamo vigilato con grande attenzione sugli spostamenti dalle regioni diventate rosse nei giorni scorsi, da cui è vietato muoversi e in cui hanno chiuso numerose attività commerciali e di servizi, cosa che avrebbero potuto indurre persone a lasciare quelle regioni, Piemonte e Lombardia, per recarsi nelle seconde case della nostra regione. Così non sembra sia avvenuto, stando a una nostra ricostruzione, a una nostra monitoraggio dei tratti autostradali principalmente interessati, cioè la Torino-Savona, ovviamente la Gravellona-Toce e poi la 7 per Milano, il tratto autostradale della Cisa, le stazioni ferroviarie, non si segnalano, nessuno dei gestori segnala traffici anomali. Questo vuol dire che è possibile che alcuni casi siano evidentemente avvenuti, ma certamente non vi è stato alcun esodo come abbiamo conosciuto nei tempi scorsi. Lo dico anche a qualche esponente delle opposizioni, a cui avevo chiesto ieri, incontrandoli per oltre due ore, spiegando loro esattamente la situazione, cercando di chiarire tutti i punti della nostra linea di difesa contro il Covid, avevo chiesto un senso di responsabilità che non rilevo nelle dichiarazioni e nei post Facebook di oggi, ma anzi rilevo sconsideratezza, qualche avventatezza e un procurato allarme volontario, spargendo anche false informazioni, evidentemente, visto che bastava, come abbiamo fatto noi, fare una telefonata ai principali operatori di logistica che portano le persone in Liguria per sapere che nulla di tutto questo è accaduto. Così come noto che vi è una recrudescenza, ne parlerà poi il professor Ansaldi, che ne è direttamente responsabile, sulla qualità dei dati che trasmettiamo costantemente e con grande fatica del nostro sistema sanitario e di prevenzione al Ministero. Sono dati qualitativamente straordinariamente accurati. Che qualcuno possa mettere in dubbio il lavoro, la capacità e la professionalità del nostro servizio sanitario, in particolare di quegli uffici di prevenzione che da mesi sono sulla prima linea del fronte, lo trovo particolarmente, come si dice, particolarmente sconsiderato, vagamente offensivo e certamente non responsabile. Rilevo, quindi chiudendo questa conferenza stampa, che
nonostante le molte lezioni subite, il clima nelle opposizioni è poco cambiato e il senso di responsabilità non alberga in molti esponenti di quelle opposizioni. Pazienza, ce ne faremo una ragione come ce ne siamo fatti per i 5 anni appena passati. Credo adesso di lasciare la parola ai responsabili medici, poi in questo istante c'è raggiunto anche il sindaco di Genova che aprirà la seconda parte della conferenza stampa. Esatto, come anticipato dal Presidente, andiamo avanti con Filippo Ansaldi, che è responsabile della prevenzione a Lisa. Buonasera, solo poche parole per sottolineare un dato. Nelle scorse ore c'è stato un riferimento alla qualità del dato che Regione Liguria fornisce al Ministero. Se è possibile avere l'unica diapositiva che volevo mostrarvi. Il report che, come ormai tutti voi sapete, settimanalmente riceviamo dal Ministero dopo interlocuzioni, studi, valutazioni comuni, si centra su un numero molto elevato di indicatori. Sono una 50 di indicatori che vengono poi sintetizzati in 21 macro indicatori. Bene, abbiamo 4 indicatori di qualità. Giusto per chiarire e togliere ogni dubbio sulla qualità del dato, in queste ore in cui si decide qual è il grado di circolazione di rischio della nostra regione, vi faccio vedere in questa diapositiva i 4 indicatori di qualità, in particolare sul report attuale. Bene, il report attuale è stato valutato 2 volte, una volta martedì e una volta quest'oggi. Per una misura assolutamente straordinaria in relazione proprio al momento estremamente delicato. Come potete vedere, i 4 indicatori sono tutti verdi, vuol dire che sono sopra la soglia stabilita di qualità, ad eccezione del report 25 martedì che lambiva la soglia, perché avevamo una completezza del dato del 57% su una soglia del 60%. Vi rendete conto che è una differenza minima? Bene, e gli ultimi dati di quest'oggi indicano che tutti e 4 gli indicatori sono sopra soglia e in particolare ne abbiamo 3 che superano il 90% e il primo indicatore è intorno all'80%. Una nuova valutazione avverrà domani mattina, ma questo dato è quello minimo che abbiamo raggiunto. Quindi quello che voglio sottolineare è che la qualità del dato su cui veniamo valutati, su cui viene calcolato l'RT, se vogliamo semplificare, è un dato di qualità elevata. Chi contribuisce a questo dato? Bene, durante la seconda fase il numero dei professionisti, dei dipartimenti di prevenzione sta aumentando. Solo un piccolo accenno. L'European CDC e il Ministero ci dice che dobbiamo avere un addetto ogni 10.000 abitanti. La Liguria sta andando verso 2,5 professionisti ogni 10.000 abitanti. Questo per assicurare una qualità del dato elevata. Grazie. Proseguiamo con l'intervento di Angelo Grattarola, responsabile Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza Urgenza. Buonasera a tutti. Dunque, la pressione sui pronto soccorso della Regione è estremamente alta da giorni, ma da giorni è diciamo stabile, nel senso che non assistiamo ad incrementi ulteriori. Siamo quindi in una fascia estremamente alta, quindi con una pressione sui pronto soccorso è ancora molto elevata. Rimane ancora relativamente basso quello che avviene invece nelle riviere, quindi nelle zone di Levante e di Ponente, che sono diciamo a minor circolazione e quindi probabilmente una minor necessità del servizio sanitario. Le terapie intensive rispecchiano diciamo il dato nelle riviere. Nella città di Genova si è assistito ad un incremento che non è ancora così critico. Abbiamo superato quella soglia di attenzione che il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità davano al 30% dei letti occupati, siamo al 35% circa nella giornata di oggi, quindi che è più alto rispetto ai giorni passati, ma c'era da aspettarselo, però assolutamente lontano dai tempi di marzo, quando più o meno in questo periodo, quindi con questo tipo di circolazione e con un numero di ricoveri che oggi è superiore a quello del mese di marzo,
era intorno ai, sfiorava quasi 200 ricoveri in terapia intensiva, e quindi questo è un dato, diciamo, positivo nonostante tutto. Buona serata. Proseguiamo con l'intervento di Matteo Bassetti, responsabile clinica malattie infettive, ospedale policlinico San Martino. Buonasera. Allora, la settimana si chiude con molti ricoveri, come ha detto già Angelo Grattarola, in malattie infettive, ma al di là di parlarvi dei ricoveri che, come vi ho già detto nell'ultima volta che sono venuto, continuano ad essere di gravità medio-elevata, ma il dato è che continuiamo su ricoveri di una durata mediamente inferiore rispetto a quello che è avvenuto nella prima ondata. L'età media nell'ultima settimana è nuovamente cresciuta, almeno per i ricoveri nella malattia infettiva, rispetto alla settimana precedente, ma quelli che sono i messaggi che volevo darvi stasera sono due. In collaborazione e su commissione da parte di Alisa abbiamo stilato i criteri di ricovero e di ospedalizzazione e deospedalizzazione dei malati Covid, che saranno a breve condivisi. Abbiamo lavorato come gruppo infettivologico della Regione Liguria, consentitemi di ringraziare Stefania Tioli e Giovanni Cenderello per il supporto che mi hanno dato e che ci hanno dato, e credo che saranno i criteri che in qualche modo aiuteranno i clinici a ricoverare chi ne ha la reale necessità e di mettere magari più frequentemente chi può tornare a casa. Il secondo lavoro, che sempre su commissione di Alisa stiamo facendo, è quello in collaborazione con la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale per i protocolli domiciliari, che sono molto importanti. Stasera li abbiamo in qualche modo ultimati, lunedì mattina ci sarà la presentazione, quindi ci saranno non solo i criteri con che cosa e come trattare i pazienti a casa, ma ci sarà un filo diretto con le malattie infettive, con quattro infettivologi che potranno dare un supporto, almeno per l'area di Genova, ai medici che vorranno gestire in collaborazione i loro pazienti in entrata e in uscita. Cioè, il sistema funziona che il paziente entra in un sistema e, se ha bisogno, viene ospedalizzato e quindi viene seguito esattamente come in ospedale, ma a casa sua, ma soprattutto serve anche per l'uscita. Cioè, una volta che il paziente dovesse essere ricoverato perché si aggrava, con i medici di medicina generale può essere poi gestito in collaborazione anche per quanto riguarda la dimissione. E in ultimo vi annuncio con piacere, credo che sia in qualche modo un punto d'orgoglio anche per la nostra regione, che oggi pomeriggio ho ricevuto mandato da parte del direttore della Agenas, dottor Mantoan, come coordinatore scientifico del gruppo italiano che fungerà per il Ministero della Salute per i criteri di ospedalizzazione, e trattamento del Covid-19. Credo che sia sicuramente un punto importante a dimostrazione del lavoro che come Regione Liguria e come uno dei membri della task force abbiamo fatto. Credo sia un importante riconoscimento anche nazionale, che vorrei condividere appunto con tutta la regione. Grazie. Proseguiamo dando la parola al sindaco di Genova, Marco Bucci. Buonasera. Allora, un breve aggiornamento sui dati di ieri, che confermano alcune necessità che abbiamo noi, soprattutto per quanto riguarda i trasporti. I pazienti trasportati ieri sono stati 267.724, cioè il 38%. Abbiamo 2 punti di aumento rispetto a ieri, anzi quasi 3. Quindi ieri c'è stato più affollamento sui bus. Comunque siamo sempre al 97.3% delle corse, che sono sotto il 40%. Abbiamo il 99.5% che sono sotto il 50%, quindi c'è uno 0,5% di corse che sono sopra il 50%, tra il 50 e il 60%. Ecco, queste probabilmente sono quelle che sono state segnalate. Abbiamo ricevuto quasi 7-8 segnalazioni tra ieri sera e questa mattina, e quindi stiamo tutte studiando per evitare che questo si ripeta nei prossimi giorni. Continuo a ringraziare quelli che hanno segnalato e continuare a invitare i cittadini a segnalare, perché facendo così aiutate molto nella soluzione dei problemi.
Aggiungo per la metropolitana, invece la situazione da un certo punto di vista è più facile, il coefficiente di riempimento medio è pari al 25% e il massimo ottenuto in una corsa di ieri mattino era 41%, quindi sulla metropolitana siamo a posto. Per quanto riguarda invece il servizio di AMIU, come sapete il servizio per i solo positivi, ecco, i numeri sono aumentati e questo da un certo punto di vista è una cosa buona, perché vuol dire che c'è più sicurezza nella gestione di questi rifiuti. Parliamo di 4.157 domicili ora che sono sotto controllo da parte di AMIU per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. La notizia meno buona riguarda le sanzioni della giornata di ieri. Ieri abbiamo toccato il record, 95 sanzioni, di cui 6 a attività economiche. Signori, queste sono tutte sanzioni, chiamiamole così, a supporto del Covid. Non abbiamo nessun interesse a fare sanzioni, tantomeno dal punto di vista economico, però il fatto che siano fatte vuol dire che c'è gente in città che ancora non si comporta come ci si dovrebbe, e soprattutto non aiuta a mantenere la nostra difesa contro l'epidemia o la pandemia. Per cui il messaggio è sempre lo stesso, ma deve essere sempre più rinforzato, soprattutto per domani e dopodomani. Usare sempre la mascherina, lavarsi sempre le mani o sanificarsi le mani il più in fretta possibile e mantenere le distanze. Queste sono norme importanti che devono essere seguite. In più abbiamo il discorso della limitazione della mobilità dalle 21 alle 6, come sapete tutti. Ecco, aiutiamoci l'un con l'altro, perché siamo responsabili non solo della nostra vita, ma anche della vita di quelli che stanno vicino a noi. E con questo auguro a tutti un buon weekend, ma ricordiamoci che dobbiamo seguire le norme e noi faremo tutto possibile perché tutti quanti siano in grado di mantenere la nostra difesa contro la pandemia. Grazie. Proseguiamo con l'intervento dell'assessore regionale Ilaria Cavo alle politiche sociali. Prego. Sì, buonasera. E per specificare le iniziative a favore degli anziani, ovvero il potenziamento e la messa a sistema del numero verde regionale a disposizione per la popolazione anziana, over 65 sostanzialmente, per tutti coloro che avessero necessità di avere spesa a casa, medicinali a casa, commissioni, proprio per non uscire in questo periodo di emergenza. Il numero verde è l'800-593-235, viene potenziato grazie a un finanziamento di Regione Liguria che afferisce al Fondo delle Politiche Sociali e grazie al raccordo con il Servizio dei Custodi Sociali e soprattutto grazie a un accordo che abbiamo siglato con il Forum del Terzo Settore, che si è messo a disposizione in un meccanismo appunto di messa a sistema di tutto questo servizio. Che cosa succederà? Abbiamo dei custodi sociali già sul territorio, sono 125, sono stati attivati finora dai distretti sociosanitari, continueranno a fare il loro lavoro e a prendersi cura di oltre 1000 anziani, lo stanno facendo in questi mesi, ma a loro si affiancheranno tutta la rete del volontariato per rispondere alle chiamate che arriveranno al numero verde. E quindi potranno mettersi a disposizione delle richieste che arriveranno al numero verde dalla popolazione, che potrà appunto prendere contatto e chiedere la presenza per commissioni e per le necessità. Chiaramente sarà importante tutta la rete del volontariato, delle associazioni, che sono tante, sono a disposizione, sono già operative, quindi potete chiamare il numero verde già da ora, già da domani, saranno implementate, c'è tempo per rispondere alla manifestazione di interesse di Regione Liguria fino al 23 novembre, ma c'è già sostanzialmente l'operatività. Tra l'altro con tanta rete, pensiamo a tutti i circoli in questo momento che sono chiusi, c'è tanta rete di volontariato in questo momento ferma che ha sicuramente voglia e modo di mettersi
a disposizione, questo è quello che abbiamo registrato. A questo numero verde regionale si affiancherà la collaborazione, ne parlerà ovviamente dopo di me l'assessore Gambino, con il numero verde che ha attivato il Comune di Genova legato alla protezione civile. Altrettanto ci sarà la possibilità di estendere questa collaborazione con gli altri comuni capoluogo grazie alla collaborazione che abbiamo con l'assessorato alla protezione civile di Regione Liguria e a una rete che adesso parte ma che potrà assolutamente estendersi in base alle esigenze che matureranno in queste settimane e in questo periodo che abbiamo davanti. Parallelamente vi aggiorno sui dati per quanto riguarda il buono taxi, perché lo abbiamo lanciato sostanzialmente la settimana scorsa allargando un bando che era già aperto e la possibilità per gli over 75 di richiedere il buono taxi. Le domande che sono arrivate finora sono 3.185, abbiamo avuto soltanto questa settimana, sostanzialmente in 5 giorni lavorativi, 2.400 domande, quindi il segno che abbiamo intercettato un'esigenza reale e concreta. Chiaramente il numero verde, i custodi sociali e il buono taxi sono due misure speculari e complementari. Uno è un modo per andare incontro a quelle persone anziane ma che vogliono muoversi e vogliamo farglielo fare in sicurezza, l'altro è un modo per far stare a casa chi vuole rimanere a casa, dando però la cura necessaria, ovviamente con tutti i protocolli e col fatto che chi andrà a portare cura, medicine, spesa, lo farà ovviamente senza entrare in contatto, ma con tutta la sicurezza che questo periodo richiede. Concludiamo con l'intervento di Sergio Gambino, consigliere delegato del Comune di Genova in materia di protezione civile. Sì, grazie. Allora, come diceva l'assessore Cavo, come Comune di Genova abbiamo ripreso quell'attività che avevamo iniziato già nella, 6 mesi fa di assistenza alla popolazione, quindi avevamo istituito un centralino con supporto alla popolazione che aveva necessità di avere la consegna della spesa a casa. Quindi noi entriamo con questa attività affiancata all'attività che verrà organizzata anche dalla Regione, ricreando questo centralino che avrà la duplice funzione sia di supporto a quelle persone fragili come gli anziani, i disabili o persone immunodepresse che avranno necessità di portare la spesa a casa. In questo caso ci coordineremo anche con il centralino, col numero verde già istituito dalla Regione, in modo da lavorare in sinergia per cercare di essere i più capillari possibili, e dall'altra parte cercheremo di essere di supporto non sanitario ovviamente a tutte quelle persone che sono in quarantena, quindi un'attività di supporto alle persone che hanno necessità più varie, che può essere dalla consegna della spesa, dai farmaci, ma anche nell'avere delle informazioni riguardo allo smaltimento rifiuti, a una serie di servizi che possono avere, di cui possono avere necessità e che non possono soffrire perché non possono uscire di casa. Quindi faremo un centralino di risposta, quindi dove loro possono fare le loro segnalazioni e noi come Protezione Civile poi smisteremo quelle che sono le varie richieste che possono arrivare alle varie direzioni del Comune di Genova per cercare poi di dare risposta puntuale a quelle che sono le necessità che potessero venire fuori. Il numero che abbiamo istituito è lo 010 55 74 262, sarà attivo a partire da martedì 10 e avrà come orario dalle 9 alle 17, dove ci saranno dei volontari di Protezione Civile che non faranno altro che registrare quella che è la necessità e la richiesta che verrà fatta, e poi nel giro di poco metteremo poi un'altra persona in contatto con chi ha fatto la richiesta per andare a esaudire la richiesta. Grazie e buon weekend a tutti. Ci sono domande? Quando ce la possiamo aspettare? Francamente non lo so, il monitoraggio è settimanale. Io mi sono sentito con il Ministro Speranza oggi pomeriggio. Abbiamo convenuto che stavamo rilevando gli ultimi dati trasmessi dai nostri uffici di prevenzione anche nella giornata di ieri, anche nella giornata di oggi, quindi immagino che poi anche CTS, l'Istituto Superiore di Sanità,
farà alcune valutazioni su questo, come le abbiamo fatte noi stasera con la nostra, con il nostro gruppo di lavoro. Penso che nelle prossime ore ci sentiremo ancora. Direi che in questa prima fase il monitoraggio è sostanzialmente continuo. Ho anche ovviamente detto al Ministro che siamo a disposizione per un confronto e un contraddittorio. Credo che questo meccanismo di territorialità del Paese sia un meccanismo sostanzialmente giusto, che io ho sempre chiesto di trattare territori diversi in modo diverso. Ho spiegato al Ministro che mi piacerebbe fosse un criterio ragionato e non un automatismo sterile quello che applica i dati, dopodiché siamo pronti ovviamente ad applicare le misure che servono a contenere la pandemia. Io credo che oggi l'RT di Regione Liguria sia lievemente in calo, mentre sappiamo bene che c'è una pressione molto forte sugli ospedali, e quindi su questa valutazione mi piace che i nostri tecnici e i massimi tecnici nazionali si confrontino prima di chiedere poi alla politica un sigillo finale. Ma insomma, l'importante è contenere l'epidemia facendo meno danni possibili all'economia. Su questo continueremo a muoverci, non facendone un dramma se dovessimo passare per una fase di ulteriore stretta, augurandomi ovviamente di non doverlo fare. C'era sui dati che riguardano appunto la pressione ospedaliera. Il professor Grattarola prima ha detto che sostanzialmente la pressione è stabile, però oggi abbiamo il doppio dei nuovi ricoverati di ieri e il quadruplo rispetto a martedì. Nelle ultime due settimane il numero è aumentato molto sostanzialmente. Il numero dei ricoverati è fatto da un saldo tra il numero ovviamente dei nuovi ingressi e il numero delle dimissioni e il numero delle dimissioni totali, quello verso le strutture di convalescenza a bassa intensità di cura e quelli verso il proprio domicilio. Quindi è possibile che in un giorno il numero dei ricoverati sia sostanzialmente degli arrivi, che poi dipendono dal dottor Grattarola, sia stabile, ma magari ci sono state meno dimissioni. Ora su questo ovviamente tra Spezia e Ventimiglia la Liguria è lunga e non ho un monitoraggio così esatto. Vedendo i grafici che mi proponeva il dottor Ansaldi, oggi per esempio e per fortuna ci sono stati meno morti dei giorni passati, il che vuol dire evidentemente che meno persone sono uscite, sebbene in modo drammatico, dagli ospedali. Quindi quando calcoliamo il saldo dei posti letto a nostra disposizione, ovviamente anche quelli, sia pure drammaticamente, contano, perché il numero dei ricoverati in Regione Liguria è fatto dagli ingressi negli ospedali per il tramite del pronto soccorso e dalle uscite dai reparti verso le dimissioni protette, verso i propri domicili e ahimè anche verso tragicamente un esito esiziale della malattia. Quindi da questo punto di vista non so, poi è ovvio che per il dottor Grattarola varranno anche la gravità degli ingressi, la quantità degli ingressi Covid, la quantità degli ingressi non Covid, una serie di parametri tipici da pronto soccorso e da direttore del Dipartimento d'Urgenza. Ci sono altri dubbi o domande? Se no io vi auguro un buon fine settimana. Se non ci sono emergenze, questa sala stampa resterà chiusa domani e dopodomani. Vi daremo ovviamente tutti i dati attraverso comunque le piattaforme Facebook di Regione, il sito di Regione, ovviamente le nostre personali, quindi teniamo questo canale aggiornato. Se invece vi dovessero essere novità di rilievo, ovviamente saremo qua in questa sala stampa a darvela. Ripeto quello che ho detto nei giorni scorsi, che ha detto anche il sindaco Bucci, vale per tutta la regione Liguria. La capacità non è tanto un tema da zona gialla o da zona arancione. Il tema è che dobbiamo alleggerire la pressione sui nostri ospedali, dobbiamo diminuire il numero drammatico delle vittime, dobbiamo farlo cercando di danneggiare il meno possibile un tessuto socio-economico già logorato da molti mesi di pandemia Covid. Quindi il comportamento di ciascuno di noi è fondamentale perché tutto questo si faccia. Non vuol dire, e non è dato solo dalle leggi, il fatto di comportarsi in modo serio e corretto. Da stasera scatta
il coprifuoco, chiamiamolo così, non si può andare in giro a Genova dopo le 21, nel resto della Liguria dopo le 22, fino a domattina alle 5, alle 6 della mattina. Fatelo, non si deve giocare a guardie e ladri inventando un pretesto per uscire di casa. Se è stato fatto è perché si deve restare a casa, se è stato fatto è perché c'è bisogno di avere meno incontri per evitare di incontrare qualcuno che ha il virus. Usate la mascherina, state distanziati per strada quando uscite, alle persone più anziane e vulnerabili andate a fare la spesa il meno possibile, quando vi serve, nelle orari di minor affollamento, evitate di frequentare luoghi talvolta piacevoli, comprensibilmente, ma affollati, anche se sono aperti i bar, il vostro bar di riferimento, a chiacchierare con gli amici. Tutte cose che in vita normale sono forse anche il sale stesso della vita, che oggi possono condannare a morte. Quindi evitiamo di fare sciocchezze o imprudenze. Buona serata a tutti, ci vediamo nelle prossime ore.